Lei ha definito l'intervista a questa generazione di giovani la generazione dei senza. Che spaccato viene fuori, ecco, dei giovani di oggi? Sì, in realtà sono senza futuro, non è che a loro manchi qualcosa, perché come dicevamo nella conferenza hanno il massimo della potenza biologica, massimo della potenza sessuale, massimo della potenza ideativa, a loro non manca niente, è alla società che mancano i giovani perché non li utilizza, perché li lascia in un recinto confinati nei lavori co-co-co, i lavori in affitto, i lavori a progetto, quando invece, siccome i giovani dispongono del massimo della potenza ideativa, usiamoli di buono invece di lasciarli in questa riserva. E come la dimensione virtuale, non so se è un luogo comune, però anche gli adulti, ma soprattutto i giovani, sembrano molto immersi, no, in questa vita, diciamo, parallela su internet e sui social. Sì, Heidegger definiva l'uomo in der Welt sein, Welt vuol dire mondo, essere nel mondo. Io direi che adesso sono nel web, non sono più nel mondo. E questo crea una situazione un po' strana, nel senso che manca la fisicità, manca la realtà, manca il vis-à-vis, manca la faccia dell'altro, usiamo le faccine adesso invece di vedere che cosa pensa l'altro attraverso la sua morfologia. Abbiamo delle false identità che si mettono a parlare tra di loro, abbiamo eliminato lo spazio e il tempo come categorie psichiche, accorciandosi all'uno che l'altro. È una trasformazione del mondo per cui la nostra esperienza non serve assolutamente a niente a loro. Semmai i giovani vanno semplicemente ascoltati, perché noi vecchiacci impariamo in qualche maniera che cos'è, di come è fatto il loro mondo. Ecco, in generale lei che prospettiva vede per la nostra società? La fine. Non dobbiamo mica stupirci. Se non abbiamo le premesse per continuare, si finisce. E allora, infine, a un giovane cosa si sentirebbe di dire oggi? Ai giovani non parlo, se no li demoralizzo. Per questo secondo compleanno della Casa dell'Energia, il professor Umberto Galimberti, insomma, ha scosso le coscienze, no Fabio Mori? Sì, ha molto scosso le coscienze. Diciamo che ovviamente il tema era il nichilismo, quindi non è che ci potevamo aspettare un giubilo, una conferenza, diciamo, su come dire, un futuro roseo. Io credo che ovviamente i spunti di riflessione sono tanti. Nietzsche, ovviamente, nell'ultima parte della sua storia filosofica, ovviamente si proietta verso il nichilismo, ma bisogna anche pensare che il primo Nietzsche non è affatto così. Cito un breviario che Nietzsche afferma di non essere uomo ma di essere dinamite. Ecco, io vorrei un po' sfatare anche questo mito, cioè nel senso anche io vedo questi allarmi, vedo questa direttrice da correggere, però vedo anche degli aspetti positivi, cioè non è tutto buio, ci sono anche dei spiragli. Io credo che, come afferma poi anche lui nel suo libro, L'ospite inquietante, ci sia da cominciare a strutturare una cura. Com'è questa cura? Non è che c'è ovviamente una medicina che tu la prendi e in qualche modo guarisci, ma ci sono tante piccole pillole che sono dei messaggi culturali, come poi anche stasera è stato dato. Cioè nel senso, la fonderia delle idee stessa, che è questo format che poi sceglieremo anche in futuro, cioè è dare una scossa, cercare di trovare persone che in qualche modo hanno molto da dire, come Galimberti, e confrontarli e gettarli appunto nell'attualità.